Bentornati all'appuntamento con la guida TV di Cinematograph Film Is Now. Anche questa settimana i bei film non mancano e peraltro tutti di generi molto diversi. Scopriamo quali sono. Domenica 3 iniziamo con L'età dell'innocenza su Rai Movie alle 21.10, un conturbante affresco di una società molto raffinata in superficie ma degradata in profondità, firmato dall'ormai settantenne grande maestro Martin Scorsese, protagonisti di una focosa passione nella New York del 1870 sono i fenomenali Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer, un film drammatico, in costume, bellissimo. Settimana scorsa avete apprezzato la messa in onda del primo capitolo della trilogia di Matrix, quindi questa andiamo avanti con Matrix Reloaded lunedì 4 su Iris alle 21. Gli uomini continuano a combattere con forza per la libertà dalle macchine e vi è anche l'introduzione in scena della nostra magnifica Monica Bellucci. Martedì 5 c'è un thriller imperdibile per vari motivi, si intitola Guardia del Corpo su Rete 4 alle 21.15. Innanzitutto c'è Kevin Costner nei panni di un bodyguard che deve difendere una famosissima pop star interpretata dalla meravigliosa Whitney Houston, nei panni praticamente di se stessa. Inoltre lei ha fatto pochissimi film e questo probabilmente è il migliore, vanta la colonna sonora cinematografica più venduta di tutti i tempi, che comprende anche la cover di I Will Always Love You, che probabilmente già tutti conoscerete, con quell'acuto inarrivabile, splendido. Un film sempre verde, nonostante abbia 25 anni, e col fatto che ne sono passati 5 dalla prematura scomparsa di Whitney, è anche un buon modo per ricordarla. Denzel Washington è John Q, mercoledì 6 su Iris alle 21, film coinvolgente e drammatico di Nick Cassavetes che denuncia le ingiustizie del sistema sanitario americano, costringendo addirittura il suo personaggio protagonista, un padre, interpretato dall'attore, disperato e bravissimo, a barricarsi armato nell'ospedale dove il figlio dovrebbe ricevere un trapianto di cuore. Vincitore del premio Oscar come miglior film d'animazione, giovedì 7 alle 21.30 su Rai 2 c'è Alla ricerca di Nemo, capolavoro della Pixar che ci conduce in fondo al mar, come si cantava in realtà in un altro cartone bellissimo, un po' sul genere, cioè La Sirenetta, per seguire le favolose avventure di tanti bei pesciolini antropomorfi, tra cui c'è la mia preferita, la simpaticissima e svampita Dory Rubacuori, consigliato a tutta la famiglia. Venerdì 8 dobbiamo parlare. No, non noi davanti a un bel film, pratica che peraltro io personalmente non so voi ma detesto, anzi se vi va fatemi sapere nei commenti se fate parte della tribù dei silenziosi o della tribù dei chiacchieroni al cinema o nel nostro caso davanti alla TV, che sono curiosa. Insomma, dobbiamo parlare, comunque è il titolo di una commedia di e con Sergio Rubini e con Fabrizio Il Bentivoglio, Isabella Aragonese, in teoria tratta di coppie d'amore ma in pratica ha un retrogusto anche piuttosto amaro. In prima visione su Rai 3 alle 21.15. Se questo pensa di potersene andare con quella zoccola a costo zero, ha capito malissimo. Zoccola a costo zero è un grandissimo simbolo. Sabato 9, infine, su Iris alle 21, c'è un'altra commedia, d'epoca questa volta, ambientata nella Roma del 1825 tra i carbonari che tramano contro lo Stato Pontificio nell'anno del Signore, un interessantissimo ritratto storico sostenuto da un cast veramente d'eccellenza, che comprende fra i vari anche Nino Manfredi e Alberto Sordi. Come sempre, qui sotto, nella descrizione, trovate il link che rimanda la guida completa. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e attendo nel frattempo i vostri commenti sui film che vi ho appena suggerito. Buona visione, grazie per l'attenzione e a presto. Ciao!